lo storico rifugio Chalet Corsini a Montenerone, luogo di rinascita per tutto il nostro entroterra. Il rifugio ospitava ogni anno migliaia di visitatori, ma poi un incendio lo distrusse completamente nell'anno 2017 e da allora sono passati molti anni. Oggi finalmente la rinascita, oggi finalmente Rifugio Chalet Corsini riapre. Il rifugio Chalet Corsini si trova tra i comuni di Piobbico ed Apecchio. Fu costruito per la prima volta nel 1967 ed intitolato in onore al principe Corsini, che diede incomodato d'uso i terreni circostanti per le piste sciistiche. Forte segnale di rilancio, soprattutto anche un segnale di ripresa dopo la pandemia, in questo caso dopo anche l'incendio del 2017, che riporta le Marche e il nostro entroterra alla capacità di tornare ad essere attrattivo e fortemente propositivo per la sfida del turismo degli anni futuri e del rilancio delle aree interne. Bisogna creare la continuità ma anche dei circuiti su cui inserire questa straordinaria potenzialità, affinché nel periodo estivo, nel periodo invernale, nelle stagioni autunnali e primaverili si possa vivere fino in fondo la montagna e tutti i borghi straordinari che circondano il nostro entroterra. Qui oggi abbiamo inaugurato un rifugio che non è soltanto un luogo dove si farà enogastronomia, dove si farà accoglienza turistica, è un simbolo perché è partito da una grande tragedia di 4 anni fa con Andando a Fuoco. E il fatto che oggi si riapra, anzi si rilanci questo luogo meraviglioso con una struttura nuova, con tutti i comfort e in grado di essere la miglior struttura ricettiva della zona, è sicuramente un messaggio positivo di cui le aree interne hanno bisogno. Un esempio da seguire e per noi è davvero un grande piacere essere qui oggi a inaugurare una cosa che rimarrà nella storia. Io amo questa montagna, sono legato a questa montagna da un affetto personale molto forte. Sono salito qua a 16 anni, ho dormito con la tenda qui davanti ed è stato da quel giorno, insomma, sono sempre rimasto legato al Montenerone e a vedere oggi questo rifugio ripartire ci rallegra tutti quanti e come politici, come amministratori locali dobbiamo avere l'amore per questa montagna perché rappresenta un valore enorme di cui forse non ce ne rendiamo nemmeno conto di quanto è importante e con le strutture ricettive, con strutture di somministrazione può davvero ripartire il piacere di venire a fare turismo qua nelle aree interne. Questo è un fatto positivo che noi vorremmo portare avanti con anche riforme legislative come quelle che stiamo facendo sui borghi e cercheremo anche con utilizzando i prodotti locali come la birra e alcuni prodotti che identificano queste aree di farlo diventare un turismo che vada di moda così come deve tornare un luogo dove si vive bene e dove c'è grande qualità della vita. Viva Montenerone! E abbiamo fatto una strada veramente. L'unica cosa che mi ha consolato è che mi hanno detto che non è provinciale. Per cui ho tirato un sospiro di sollievo perché sennò sarebbe veramente da impazzire. No, davvero, non è di competenza provinciale. Se c'è bisogno di dare un aiuto per rimetterlo a posto lo faremo volentieri perché abbiamo ammirato un paesaggio da un punto di vista paesaggistico e da un punto di vista panoramico eccezionale, bellissimo. Poi arrivi qui al Rifugio Corsini e ti accorgi che c'è un'altra strada, che quella è provinciale ed è transitabile, per cui è quella che farò il ritorno. No, la presenza oggi qui al Rifugio Corsini di tante persone è il significato della tenacia e della, chiamiamola nel senso buono, cocciutaggine della gente che vive nell'entroterra e in montagna, perché se ricordiamo com'era il rifugio qualche anno fa, era, e come dicevo prima che ho detto, è come rivedere l'araba fenice che risorge dalle ceneri. Oggi è una bella struttura, sicuramente anche con
anche con il supporto di un turismo enogastronomico e paesaggistico, avendo l'alberghiero qua a Piobbico, che è sicuramente una scuola d'eccellenza, credo che questa struttura possa e avrà sicuramente solo grande successo. Io mi farò un giro con la mia e-bike, che il buon Federico Scaramucci mi ha portato a fare un giro e mi ha fatto comprare il giorno dopo l'e-bike, ma non perché lui mi abbia costretto, perché ho visto che andare in giro con la bicicletta che ho lasciato quando avevo 14 anni, vedi il mondo da un altro punto di vista. E siamo con il presidente delle Sciovie Montenerone e anche del rifugio Chalet Corsini. Oggi una giornata molto importante, presidente, perché andiamo a celebrare un'apertura, una rinascita. Sì, veramente, questo qui è una giornata per noi eccezionale, cioè l'aspettavamo da 4 anni, no? Cioè, da quello che è successo quella volta, oggi veramente per noi è una giornata molto bella. Siamo stati gratificati anche dalla presenza di tanti amministratori, dalla regione, la provincia, i sindaci del territorio, le unioni montane. Cioè, quindi vuol dire che abbiamo fatto una cosa importante per il territorio. Abbiamo lanciato le basi, secondo me non è questo qui un punto di arrivo, ma un punto di partenza per la rinascita, per lo sviluppo turistico del Montenerone. Quindi veramente noi ci aspettiamo di tanto. In questi ultimi tempi abbiamo visto che gli amanti della montagna, del trekking, della mountain bike e così via, è cresciuto in maniera esponenziale, e quindi questo ci rende anche fiduciosi. Ci ripaga un po' anche dell'investimento che abbiamo fatto, perché questa struttura ci costa circa 800.000 euro, non so se qualcuno l'ha già detto, quindi è un bel investimento, no? Cioè, anche i soci speriamo che vada tutto bene. Abbinare la montagna, la natura col buon mangiare, penso che sia stata un'ottima idea. Abbiamo cercato di costruire un rifugio green, molto ecologico, fotovoltaico, solare termico, caldaia biomasse, diciamo, a condensazione di ultima generazione. È veramente una cosa che i frequentatori di questi luoghi l'apprezzano molto. Quindi ce l'abbiamo messa veramente tutta. Gestori che credono fortemente in questo progetto sono le ditte Pian del Bosco SRL e Urbino Incoming. Il ristorante gode di 120 posti al coperto e 90 posti all'aperto. Novità assoluta riguarda proprio gli alloggi, ci sono 25 posti letto proprio nel piano superiore. Questa è una vera novità, perché fino adesso il rifugio ospitava soltanto posti da ristorazione, e da quest'anno invece, con questa nuova struttura, c'è la possibilità di soggiornare. I 25 posti letto distribuiti su 4 camere sono veramente un fiore all'occhiello per l'entroterra, per la struttura, per tutto in generale. E poi il punto di emergenza, di cui prima non si era dotati, e quindi allo stato attuale abbiamo questo bivacco, che è il punto di forza per tutti gli amanti della montagna, per tutte le persone che viaggiano e che arrivano qui e si trovano in situazioni di emergenza. Abbiamo strutturato questo bivacco
con un sistema di apertura veramente tecnologico, quindi il viandante, la persona che si trova qui per qualsiasi motivo in difficoltà con il cellulare può collegarsi tramite un'applicazione e aprire la porta e quindi accedere a questo bivacco. Questa è una grande opportunità per tutto il territorio, perché questo luogo è un luogo di rinascita, come appunto è stato detto anche bene questa mattina, per tutte le aree interne. Un luogo che può essere un vero e proprio, lo definirei, hub turistico, dove ci sono grandi possibilità, grandi opportunità di fare escursioni, passeggiate per famiglie, per escursionisti, la possibilità di andare con le e-bike, quindi con le bici elettriche che appunto quest'anno sono molto in voga, la possibilità di fare passeggiate a cavallo, la possibilità di fare tantissimi sport, soprattutto di riprendere dopo l'anno della pandemia, l'anno orribile, anche una tranquillità, insomma la possibilità di vivere gli spazi aperti, la possibilità di vivere, come appunto si dice, un turismo di prossimità, un turismo di vicinanza, la possibilità di vedere questi magnifici luoghi che non sono appunto solamente un valore aggiunto come struttura, una struttura ricettiva veramente all'avanguardia, come dicevate prima, un terrazzo con 90 posti per il ristorante, all'interno 120, 25 posti letto, quindi tutte le varie attività che ci sono, ma soprattutto un luogo che ridà vita alle aree interne. Questo secondo me è il concetto più importante. C'è una statistica che dice che molti giovani sarebbero interessati a rimanere a vivere in questi luoghi se avessero delle opportunità di lavoro, delle opportunità di occupazione. Noi vogliamo offrire questo, la possibilità per i tanti giovani di questo territorio che magari se ne sarebbero andati, di poter lavorare, vivere qua e offrire servizi e accoglienza. Abbiamo stretto una collaborazione anche con l'Istituto Alberghiero di Piobbico, che rappresenta un po' il fiore all'occhiello di tutta la provincia di Pesaro Urbino, un istituto importante che sforna parecchio personale dedicato al mondo della ristorazione. Quindi ci è piaciuto e a loro ha fatto piacere abbracciare questa nostra richiesta e diventare partner in un certo senso per le giornate da dedicare appunto alla ristorazione, agli eventi in generale. Volevo aggiungere una cosa, se posso, ovvero il fatto che oltre all'Istituto Alberghiero noi nel nostro progetto abbiamo stipulato quasi una quarantina di collaborazioni con associazioni di guide escursionistiche, associazioni di appunto giovani che organizzano escursioni con a piedi, bike, cavallo, realtà ricettive del territorio, perché il senso non è solamente mangiare e dormire qui, ma far lavorare un po' tutta l'area. Tutte ovviamente le istituzioni che hanno collaborato, la Slow Food, il CAI, insomma tutti i vari centri anche che si occupano proprio di ambiente. Quindi noi ringraziamo anche per aver sostenuto il nostro progetto, ovviamente come ringraziamo tutte le istituzioni che erano presenti questa mattina all'inaugurazione e con la quale noi sicuramente collaboreremo, coopereremo, perché appunto come è stato detto, per rilanciare il territorio, le aree interne, questi borghi, serve l'aiuto e la collaborazione di tutti. E al sindaco di Piobbico vorrei chiedere cosa rappresenta questa apertura in questo giorno speciale per il nostro territorio. Allora, rappresenta un'eccellenza del territorio, perché è una struttura veramente molto valida e ci permette, in un momento come è stato quello del Covid, un momento difficile, però tra virgolette per noi è stata una fortuna. Nel senso che si è creata una sensibilità nell'entroterra e nelle regioni limitrofe di venire a conoscere i nostri territori. Quindi avere delle strutture di eccellenza come il rifugio che oggi abbiamo inaugurato e tutto ciò che è la ricettività delle nostre parti porterà sicuramente tanto lavoro. E in più, cosa molto fondamentale, aprendosi una cerchia più elevata di persone, porterà anche una nuova filosofia e una nuova sensibilità nelle nostre zone, che sono sempre state un po' le zone un po' chiuse sotto un certo aspetto. Quindi mi auguro che questo sia per il futuro. Noi abbiamo anche una scuola alberghiera nel comune di Piobbico, che è un'eccellenza, che quindi con il fatto che tutto ciò che riguarda il turismo sta avendo un grande incremento, sicuramente porterà anche dei posti di lavoro. Quindi ecco, sono convinto che tutto ciò veramente porterà del benessere nelle nostre zone.
Certamente è una soddisfazione essere qui oggi. Io sono qui come sindaco, naturalmente insieme a me c'è il vice sindaco Fabio Perfetti, che è un conoscitore, un amante, un frequentatore abituale di questi luoghi, uno di quelli che ci credono, ci hanno lavorato da tanto tempo, si stanno impegnando tuttora. Lui tra l'altro ha anche la delega per quanto riguarda l'ambiente, l'agricoltura, la natura in generale. E poi c'è anche con me il consigliere Massimo Cardellini, che ha la delega al turismo e, sentite un po', all'alo gastronomia, che rappresenta un po' tutto il mondo della birra. Massimo è anche assessore in Unione Montana del Catria del Nerone. Quindi un'occasione speciale di vedere questi nostri luoghi bellissimi, straordinari, al centro dell'attenzione regionale. Qui ci hanno lavorato tante persone nel tempo, dicevo, e quindi la giornata di oggi rappresenta un legame inscindibile con la storia, con queste persone, con i luoghi, e anche un ponte verso il futuro. Noi crediamo che questo nostro territorio abbia delle potenzialità immense, e grazie a chi ci lavora, grazie alla convinzione di tutti, grazie anche a questa collaborazione tra privato e pubblico che questa opera sa testimoniare, potremo avere dei risultati molto molto importanti in futuro. Quindi un in bocca al lupo grande al Rifugio Corsini di Montenerone e un po' a tutti noi per il lavoro che ci attende. Lungo è stato il percorso per questa ripartenza, per questa rinascita, seguito proprio in prima persona, vero? Beh sì, ho seguito in prima persona anche perché sono sempre stato legato ai luoghi della montagna, delle aree interne. Viviamo in un territorio stupendo che va salvaguardato e valorizzato, e sicuramente il rifugio qui al Monte Nerone è un luogo di valorizzazione, perché è un punto di riferimento non solo per le sciovie ma anche per il periodo estivo. E naturalmente siamo rimasti tutti molto male nel 2017, quando c'è stato l'incendio che ha distrutto, e doverosamente ci siamo messi a disposizione in regione per cercare di farlo ricostruire con il supporto e l'aiuto della regione stessa. Siamo riusciti a fare avere importanti finanziamenti che hanno consentito la ricostruzione. Oggi siamo orgogliosi di vedere questo capolavoro, un capolavoro che dal punto di vista architettonico, ambientale, si inserisce sicuramente bene nel contesto in cui si trova, e anche dal punto di vista energetico. E quindi credo che abbiamo fatto il massimo per tutelare il territorio e anche per dare una risposta. Dal punto di vista turistico sicuramente la montagna, anche la montagna delle Marche, rappresenta un'opportunità, e quindi questi luoghi che sono per gli sciatori, per coloro che vanno a camminare, per coloro che vanno in bicicletta, sono sicuramente un punto di riferimento, un punto di ritrovo e anche una garanzia, perché in montagna non si sa mai, bisogna avere anche dei luoghi di riferimento. Quindi credo che quello che è stato inaugurato oggi sia una bella realtà, una bella risposta dal punto di vista turistico, e sicuramente un punto di riferimento per tutti gli avventori. Complimenti a coloro, noi abbiamo fatto la nostra parte in regione, complimenti a coloro che hanno fatto i lavori, il progetto. Siamo qui come guide cicloturistiche della Regione Marche e collaboriamo nel progetto Urbino e Bike Tour insieme all'agenzia Urban Incoming e al tour operator Raffaello Travel Group, e per offrire dei tour e delle escursioni guidate sulle due ruote qui sul Monte Nerone. E quindi collaboreremo insieme al Rifugio Corsini, insieme a tutti gli altri gruppi che organizzano eventi, per fornire anche questo tipo di servizio a chi verrà ospite del rifugio sul Monte Nerone. È previsto anche un bivacco di emergenza, luogo di riparo e accoglienza. E come
come diceva Orazio, quello è l'angolo di terra che più degli altri mi sorride. E dal rifugio Chalet Corsini del Monte Nerone vi salutiamo e vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme e godere di questo immenso spettacolo della natura. Arrivederci.